Un cordiale saluto a tutti i telespettatori di Lucanet Web TV, Sanità, Ambiente e Cultura nel sommario di oggi. Partiamo dalla sanità, ascoltiamo il nostro servizio sull'aggiornamento Covid in Basilicata. Il 20 febbraio in Basilicata sono stati processati 1.092 tamponi molecolari, 66 sono positivi al Covid-19. Nel Vulture Melfese Alto Bradano si registra un nuovo caso ad Atella, due a Melfi, uno a Rio Nero in Vulture e due a Venosa. Si registra anche una nuova vittima del coronavirus, si tratta di una persona di Potenza e 32 invece sono i guariti di giornata, 82 ricoverati, di cui 4 in terapia intensiva negli ospedali di Potenza e Matera. E ora ambiente, ascoltiamo il segretario regionale della CGIL, Angelo Summa, sulla transizione energetica in Basilicata. La Regione Basilicata è in grandissimo ritardo rispetto a quelli che sono i processi evolutivi nel mondo e nel nostro paese. La transizione energetica è uno degli asset principali nel Recovery Plan, tant'è che è stato istituito col governo Draghi un ministero ad hoc. In Basilicata il dibattito è un dibattito vecchio, che è rimasto ancora legato al fossile, in una condizione che peggiora sempre di più. Basta vedere tutte le sfiammate, la poca sicurezza dall'avvio di Total a Tempa Rossa, in cui vengono fuori i limiti di questa produzione e tutti gli impatti ambientali. Ma quello che viene fuori in questo momento, in questa contingenza, è l'assenza di un organo terzo come l'ARPAB che deve svolgere quelle funzioni di controllo ambientale. È bene che si sappia che ancora ad oggi sia l'assessore Rosa che l'ARPAB stessa non abbiamo ancora una dotazione di centraline dell'ARPAB che possano monitorare, voglio dire, i livelli ambientali. Siamo ancora affidati a controllore e controllato, quindi questo è un ritardo enorme su una delle attività più impattanti che abbiamo nella nostra regione. E come governeremo la fase di transizione? Qui c'è di mezzo il futuro, perché altre regioni si stanno organizzando. La CGIL Basilicata in primis ha lanciato l'idea dell'hub dell'idrogeno in Basilicata. Adesso l'assenza anche dalla discussione del dibattito politico regionale, Bardi non ha detto una parola sulla transizione energetica e non sta dicendo nulla di quali saranno le coordinate su cui si rinnoverà la concessione ENI, che ormai è scaduta da 15 mesi. Quindi il rischio è che la Basilicata resti legata al fossile, che sia contenta di qualche risorsa economica in più di royalty, ma che esce dallo sviluppo strategico della transizione energetica. E su questo bisogna fare una grande iniziativa, una grande mobilitazione. Serve un governo autorevole che candidi la Basilicata in questo nuovo piano di transizione energetica. Diversamente è una regione che resterà legata al passato e al fossile. E ora passiamo alla cultura. Domenica 21 febbraio il Rotary Club di Venosa presenta un evento sulla piattaforma digitale Zoom. Ascoltiamo la presidentessa Teresa Asciutto su come l'associazione si è adeguata al nuovo modo di fare conferenza. Noi abbiamo iniziato il nostro anno rotariano con due eventi in presenza, gli unici due che abbiamo potuto fare, l'illuminazione della statua del Cardinal De Luca in collaborazione con la Confraternita San Filippo Neri e le giornate, abbiamo aderito alle giornate FAI autunnali a fine settembre. Dopodiché la pandemia ci ha bloccato, non ha più consentito questi eventi in presenza e ci siamo dovuti riorganizzare, non con poca amarezza perché pensavamo che la mancanza dell'incontro potesse essere un limite. E il primo però incontro su piattaforma digitale che abbiamo fatto ci ha dato un'idea completamente diversa. Abbiamo fatto un incontro sempre sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare, parlando di ecobonus, sisma bonus e 110% in collaborazione con Fondazione Incassa e l'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti di Potenza e abbiamo avuto una partecipazione di oltre 550 persone, cosa che sicuramente non avremmo raggiunto in presenza, per cui abbiamo capito la grande opportunità delle piattaforme digitali. La stessa cosa quando abbiamo trasmesso il concerto di Buon Anno in streaming per la nostra città. Il concerto è stato visionato sicuramente dai nostri concittadini, ma è andato oltre regione e addirittura è stato visto all'estero. Non ultimo e importante, un incontro che abbiamo avuto all'inizio della settimana fra il nostro club,
e altri club Rotary di tutta Italia. Erano presenti i club di Bologna, Pescara, Roma, Ancona, Udine. Abbiamo potuto fare rete e questo è importantissimo per essere opportunità per il nostro territorio. Come ogni domenica, Omar e Rosa. È arrivato l'uomo figo! Beh, perché? E tu sei Io bello! sono bello, certo. Tu dimmi dove lo trovi uno migliore di me. Guarda, se arrivavi mezz'ora fa, qua lo trovavi! Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione e appuntamento a domani.